sera, a differenza, diciamo, dei precedenti appuntamenti del 7x7, ho voluto un po' fare qualcosa di diverso, nel senso che di solito si parla di un approfondimento del proprio lavoro o di una propria competenza. Quindi stasera volevo solo semplicemente condividere con voi delle riflessioni che ho fatto alla vista di un film. È capitato di vedere un film e mi ha suscitato delle riflessioni durante lo vedevo, mentre lo vedevo e subito dopo, quando sono andato a casa, per giorni mi sono passate in mente queste riflessioni. Allora, il film in questione è questo, The Wolf of Wall Street. Quanti di voi l'hanno visto? Per alzare la mano. E di più. Ma intanto ve lo consiglio anche per l'interprete, che è Leonardo DiCaprio, che per questo film era anche candidato al premio Oscar, che gli è sfuggito, però ha fatto veramente un'interpretazione molto bella. Allora, il film è di Martin Scorsese e in due parole racconta la vita di Jordan Belfort, che era un agente di borsa che nel 1990, in pochissimo tempo, ha guadagnato centinaia di milioni di dollari con dei metodi ai limiti della legalità. E poi racconta anche la sua vita fatta di eccessi, droga, sesso e quant'altro. Allora, vorrei partire con questa prima scena che mi ha fatto riflettere. Posso vedere quanto dal compagno di suore quando la guarda e scopre la loro. Mentre adesso hai capito, tu puoi vedere di tutto, sai? Vedi di questa bella ragazza, vedi di tutto, coraggio. Vedi da te. Posso finire di mangiare, sono in giù. Beh, voglio vedere come si fa. Forza, vedi la bella. Guarda, ma devo vedere questa bella. Sì, dai, fammi vedere questa bella. Lui vede tutto. Mi interessa farlo l'estero con la sua per guagliare. Non ho la penna. Eccola, basta che domani. Avete visto? Ha creato un bisogno. Li portate a voler comprare le azioni, mi convincete che ne hanno bisogno, credete che voglio dire, solo che c'è qualcosa. Ecco. Questa scena a me mi ha fatto riflettere su come ognuno di noi comunque sia un bisogno e dobbiamo noi soddisfarle. Ovviamente il riferimento, se ci mettiamo nei panni di un venditore, è presto fatto, no? Ma secondo me va esteso in qualsiasi veste noi ci mettiamo, perché ad esempio quando creo un sito web, quando preparo una strategia di posizionamento, devo sempre rispondere a un bisogno di una persona che ho di fronte, se non direttamente anche dietro il PC o che vede quello che scrivo. E questo secondo me è anche valido per un programmatore che sviluppa delle soluzioni software e comunque va sempre a facilitare la vita, comunque a risolvere un bisogno di una persona che sta dall'altra parte. Poi la seconda scena che ho scelto è questa qui. Immagino che facciate mettere le gambe. Vedete queste piccole scatole nere? Si chiamano telefoni. Mi metto a parte di un piccolo segreto a proposito dei telefoni. Non sanno funzionare da soli, ok? Senza voi. Sono soltanto attrezzi di plastica. Come un grande sigaro senza una manica che prema i grilli. E nel caso del telefono, tocca a voi, a ognuno di voi. Miei aguerritissimi stratoniani. Miei killer. I miei killer che non accetteranno mai un dopo una risposta. I miei tutti quelli che non li attaccheranno il telefono fino a quando il cliente o compra o per Dio! Perché è quello
Voglio che diamo un'occhiata alla persona che sta accanto a lui. Scene di questo tipo, diciamo, nel film ce ne sono abbastanza. Tipo, abbastanza motiva molto i suoi dipendenti, insomma, per un lavoratore. Però a me qui mi ha fatto riflettere molto il fatto dell'importanza che dobbiamo sentire nel sentirsi parte dell'azienda, nel collaborare con i nostri clienti, perché secondo me ci fa tirar fuori quello che altrimenti difficilmente, se non c'è questo senso di appartenenza, si riesce a fare. Poi un'altra cosa importante che si vede qui è anche il come sia importante avere che ci sia affiatamento e motivazione nel team per riuscire a raggiungere gli obiettivi, e come sia importante anche dire bravi ai propri colleghi e collaboratori quando fa un buon lavoro, e magari non soltanto rimproverarli quando magari